Use Law, avvocati in radio. Buongiorno, giovedì 10 ottobre, ritorniamo dopo le vacanze su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle e siamo da voi. Use Law Web Radio, www.webradiouselaw.it, webradiouselaw.it. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. Oggi parleremo col nostro amico e collega Luca Iadecola della direttiva NIS 2. Ascoltiamolo. Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Buongiorno e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Oggi parleremo della direttiva NIS 2 e lo faremo in compagnia dell'amico e collega Luca Iadecola. Buongiorno Luca, parlaci di quanto abbiamo già detto. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Oggi parleremo della direttiva NIS 2, che è una norma della quale molto si è parlato e sulla quale occorre sfatare alcuni miti. Questa è una direttiva europea e quindi, come sappiamo, la direttiva, a differenza del regolamento, non è un atto immediatamente esecutivo, ma ha bisogno di alcuni atti legislativi di recepimento. Quindi questa direttiva, dicevo, segue la direttiva NIS. È entrata in vigore il 17 gennaio dell'anno scorso e sostanzialmente ha rappresentato un passo significativo in avanti nella definizione delle strategie dell'Unione Europea per la cybersicurezza. Sostanzialmente ha ripreso la direttiva NIS 1, ne ha allargato però di molto il perimetro dei soggetti interessati. Sostanzialmente vuole rispondere alle esigenze di trasformazione digitale e di interconnessione della società che oggi abbiamo, e quindi riconosce finalmente, o meglio, più che riconosce, ribadisce che i sistemi informatici di rete occupano una posizione centrale in questo processo e quindi ha l'obiettivo dichiarato di rafforzare la cybersicurezza dell'Unione Europea attraverso un approccio che sia più uniforme e aggiornato, e quindi riconosce appunto che i cyberattacchi alle infrastrutture critiche possono causare impatti economici e sociali di massa, diventando potenziali armi di interruzione di questi servizi. Rispetto alla direttiva precedente, che oramai ha qualche anno, è del 2016, ha apportato significative revisioni e, come dicevo, ha ampliato di molto il novero dei soggetti che sono interessati da questa direttiva. Diciamo che l'obiettivo dichiarato è quello di promuovere un quadro normativo più uniforme e più coordinato, quindi aumenterà la cooperazione tra gli Stati membri, si aggiornerà l'elenco dei settori soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza. Questo perché le minacce sulla cybersicurezza sono sempre più minacce globali, che non riguardano un singolo Stato e nemmeno un singolo continente, ma ormai sono minacce che hanno obiettivi su scala mondiale. Quindi promuovere il coordinamento tra gli Stati è uno degli elementi che si propone questa nuova direttiva. Aumentano quindi gli obblighi di sicurezza, ma soprattutto aumenta il numero dei settori e servizi ritenuti vitali per le attività sociali ed economiche, superando la vecchia distinzione tra operatori di servizi essenziali e fornitori di servizi essenziali. La direttiva entrerà in vigore fra qualche giorno, il 18 ottobre 2024. Tuttavia, quello che occorre dire è che non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, non ci sono attività nell'immediato da porre in essere entro 10 giorni da oggi. Semplicemente occorrerà iniziare un percorso che, come vedremo, dovrà portare sempre di più alla collaborazione tra i soggetti interessati dalla direttiva e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Rimanendo nell'ambito appunto dei soggetti destinatari, oggi questi soggetti sono divisi in due grosse famiglie: i soggetti essenziali e i soggetti importanti. Per quanto riguarda i settori essenziali, la direttiva fa rientrare appunto i settori dell'energia,
dei trasporti, delle banche, delle infrastrutture finanziarie, dell'acqua, della sanità e delle infrastrutture digitali. Quindi riguarderà anche i fornitori di servizi digitali nei settori dell'e-commerce, i motori di ricerca, il cloud computing, la gestione dei servizi ICT della pubblica amministrazione e dello spazio. Poi, oltre a questi, ci sono anche altri settori critici, che sono i servizi postali, la gestione dei rifiuti, la produzione e la distribuzione di sostanze chimiche, la produzione di alimenti, la fabbricazione di dispositivi medici, la fabbricazione di computer ed elettronica, di apparecchiature elettriche, di macchinari, di autoveicoli. E quindi, come vediamo, come dire, il novero dei soggetti è veramente molto ampio. Oltre a ciò, in particolare rientrano anche i fornitori di reti di comunicazione, di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi di registrazione di nome di dominio e alcune entità della pubblica amministrazione. Oltre a ciò, il criterio adoperato è anche quello della dimensione, quindi in generale vengono considerate come soggetti altamente critici o altri settori critici quelli che hanno una dimensione pari ad una media impresa o superano i massimali per le medie imprese. Qui l'elemento chiave ancora una volta è la compliance, quindi elemento proprio per migliorare l'implementazione delle misure di sicurezza. La NIS2 dà poteri molto più grandi alle autorità competenti, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, che vedremo che è un elemento essenziale. Per quanto riguarda il mancato adempimento a questi obblighi, la direttiva in commento inserisce anche delle sanzioni molto severe, persino più severe di quelle alle quali eravamo abituati invece con il GDPR. Infatti sono 10 milioni di euro o il 2% del fatturato, a seconda di quale importo risulti più elevato, ma i soggetti più considerati importanti possono subire sanzioni fino a un massimo di 7 milioni di euro o l'1,4% del loro fatturato. Ad ogni modo, le sanzioni sono rilevanti. Tuttavia, è bene chiarire che, come dicevo, non occorre avere un atteggiamento allarmato, perché appunto questa deadline, che è quella del 17 ottobre, in realtà è solo l'inizio di un percorso che la direttiva pone e che di recente il nostro ordinamento ha ritenuto di assorbire attraverso appunto un decreto di recepimento della direttiva NIS2, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che è il numero 138 del 4 settembre 2024, che appunto entrerà in vigore il prossimo 16 ottobre. Quindi dicevamo, nessun allarmismo particolare, perché all'interno di questo provvedimento sono stati chiariti i termini, e sono, lo diciamo subito, termini di medio e lungo termine, sulla base dei quali appunto sarà necessario nel tempo adeguarsi ai nuovi adempimenti posti dalla direttiva. Infatti, entro il 31 dicembre, le aziende e le pubbliche amministrazioni dovranno svolgere un assessment. Quindi dovranno fare un percorso interno per vedere se siano o meno soggette agli obblighi della direttiva NIS2. Quindi dovranno fare proprio dovranno co come dire, chiarire questo primo punto, se quindi rientrano o meno all'interno dei soggetti che devono sottostare agli obblighi di questa direttiva. Se la risposta è sì, quindi se l'azienda, la pubblica amministrazione rientra da questi soggetti, avrà 2 mesi di tempo, quindi tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2025, per registrarsi sulla piattaforma digitale resa disponibile da ACN, fornendo le informazioni richieste dalla normativa. Quindi la prima fase entro l'anno, solo per capire se il soggetto è titolare o meno degli obblighi di cui la direttiva NIS2. I successivi 2 mesi sono per dare il tempo all'azienda o all'ente pubblico di registrarsi sulla piattaforma. Quindi all'interno di questi 2 termini c'è un intermedio, che però è relativo solo
ai fornitori di servizi di un sistema di nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i quali comunque dovranno registrarsi un po' più, insomma, entro il 7 gennaio del 2025. Entro il 31 marzo, quindi a un mese, decorso un mese dall'obbligo generale, per così dire, di registrarsi per i soggetti che ne abbiano l'obbligo, e quindi entro il 31 marzo l'ACN redigerà l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti sulla base delle registrazioni ricevute. Tra il 1 aprile e il 15 aprile, attraverso la piattaforma, l'ACN comunicherà ai soggetti registrati l'inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti. Entro il 15 aprile, questi soggetti che sono stati individuati dovranno nominare con apposito atto un soggetto che abbia la responsabilità dell'adempimento degli obblighi del decreto. Quindi diciamo che da qui, sostanzialmente, al 15 aprile, non v'è altro da fare se non capire se la propria organizzazione rientra tra quelle obbligate e prepararsi a nominare un soggetto come colui il quale ha la responsabilità dell'adempimento degli obblighi del decreto. Tra il 15 aprile e il 31 maggio, i soggetti che avranno ricevuto la comunicazione attraverso la piattaforma dovranno fornire le ulteriori informazioni richieste dalla normativa. Qua, diciamo, si chiude la prima fase preliminare. Quindi adesso, da questo momento in poi, quindi da metà 2025 circa, inizia una fase di dialogo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che è l'ente italiano individuato per dare concretezza agli obblighi previsti dalla normativa, e nella specie è l'ente individuato per monitorare con tutti i soggetti rientranti nel perimetro l'adempimento da parte di questi ultimi di tutti gli obblighi posti dalla normativa. Quindi siamo quindi al gennaio 26. Dal gennaio 26 iniziano nuovi adempimenti, che sono: il primo di questi è l'obbligo di notifica degli incidenti. Dopodiché, entro il 1 ottobre, parliamo sempre 1 ottobre 2026, si dovrà adempiere agli obblighi degli organi di amministrazione direttivi, agli obblighi in materia di misure di sicurezza, all'obbligo di raccolta e mantenimento di una banca dati di registrazione dei nomi di dominio laddove applicabili. Quindi, per il momento, non c'è nulla che bisogna fare di nuovo. È chiaro che vigono le norme già presenti nell'ordinamento, che comunque impongono a tutte le organizzazioni di applicare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate. Però è bene iniziare soprattutto ad aprire un dialogo con gli organi di governo, con la governance, appunto, per preparare l'organizzazione a quelli che saranno gli sforzi ulteriori che dovranno essere compiuti appunto, a decorrere da metà 2025. In tutto questo processo sarà gestito, i tempi saranno dettati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, quale ente preposto, e quindi non ci rimane far altro che insomma, iniziare per noi DPO, per noi consulenti privacy, semplicemente a fare un assessment, quello sì, da un lato se appunto le organizzazioni con le quali collaboriamo rientrano nel perimetro, e dall'altro comunque a tenere sempre alto la vigilanza su quelle che sono le misure di sicurezza da adottare. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questa si chiude qui la nostra puntata. A risentirci sempre su Svegliati Avvocatura. E buongiorno e buona udienza a tutti voi. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.